Ogni Cattivi di Firenze, è eh, uno dei tre diciamo, gialli più importanti degli ultimi anni che lei ha scritto. Eh, diciamo che è uno dei più importanti oltre al penultimo. Eh, buonasera, eh, prima voglio ringraziare certo. gli organizzatori per eh, avermi invitato, dandomi questa eh, possibilità di eh, incontrarvi e di parlare di quest'ultimo eh, thriller. Eh, questo è l'undicesimo libro che ho scritto, eh, se consideriamo anche un testo universitario eh, scritto un paio di anni fa, sì due anni fa, su richiesta del rettorato di Pisa sull'investigazione per la casa editrice dell'università stessa, la Plus. Eh, tutti gli altri miei libri invece hanno in Italia un unico editore che poi è quello. Di, eh, dei sogni cattivi di Firenze. È un thriller che eh, può essere letto benissimo così senza eh, a, a sé, eh, ecco, senza aver letto il precedente. Eh, ma eh, già nel precedente c'era eh, il precedente le, il titolo Le rose nere di Firenze, pubblicato eh, nell'ottobre del 2010. Eh, sostanzialmente eh, c'erano eh, gli stessi personaggi e un, un po' lo stesso filone narrativo eh, che eh, vedeva eh, coinvolte in una vicenda eh, di delitti eh, dei poteri eh, oscuri, ecco, un, in particolare il potere riferibile. Eh, ad una loggia segreta di respiro internazionale. E eh, quest'ultima eh, quest opera, I Sogni Cattivi di Firenze, riprende un, un po' questo tema eh, di questi eh, poteri eh, forti eh, in una narrazione che in una, in una vicenda che a mio giudizio è molto verosimile, anzi, direi proprio credibile, perché tanti sono. Uh, i fatti eh, eh, della nostra storia giudiziaria in cui eh, non si è eh, riusciti a fare una chiarezza totale a 360 gradi eh, proprio perché evidentemente eh, qualcosa, eh, mh, qualcuno oh, da dietro le quinte operava eh, proprio per eh, non far eh, arrivare ad una verità fosse la più piena possibile. Potrei citare anche qualche caso, noi a distanza di, eh, di eh, tantissimi anni, credo eh, saranno passati trent'anni, ancora non sappiamo per esempio come, eh, chi abbia ucciso eh, il generale eh, che tutti ricorderete dalla Chiesa a Palermo, eh, ancora non si sa la verità sull'omicidio del giudice Borsellino. Eh, si, sono, uh, si è aperta proprio recentemente, si è aperto un, un segmento investigativo nuovo che eh, veramente eh, lascia uh, uh, tutti senza fiato, ecco perché alcuni condannati definitivamente alla fine sono stati scarcerati perché dice non erano loro, ma quelle indagini st erano state in un certo senso pilotate. Quindi questo, questo tema, a mio giudizio, riguarda questa, questa storia, una storia molto credibile. E, eh, questo libro fa parte chiaramente di una trilogia eh, perché mh, chi l'ha letto l'avrà senz'altro capito, chi lo leggerà eh, lo capirà, eh, lascia alla fine una porta aperta ed è la porta per, eh, eh, che, che darà l'accesso a questa terza ed ultima parte quindi per completare eh, questa, eh, questa trilogia. Eh, la terza parte su, sulla quale io sto già lavorando, eh, ecco, credo che eh, potrebbe uscire entro la fine del prossimo, del prossimo, eh, del prossimo anno. Sì, ci rivediamo sicuramente. No? Sì, sì, speriamo, speriamo, Abbiamo sì, grazie. Speriamo. Senta, dottor Giuttari, lei dice che i suoi gialli, le sue storie, sono storie appunto credibili. Sono credibili perché lei nel suo lavoro è stato sempre a contatto con storie di questo genere? Ma guardi, sono storie credibili, questa è un po' la mia fi filosofia, se possiamo dire, letteraria, che mi guida anche nella, eh, nella scrittura. Eh, sicuramente il mio lavoro, il mio vissuto di investigatore che è stato abbastanza. questa attività è stata abbastanza lunga, oltre 30 anni, e, e nell'ambito nell della Polizia di Stato in questa eh, per me bellissima famiglia, eh, nonostante anche momenti di amarezza che ho dovuto sopportare, eh, però la considero una bellissima famiglia, eh, la polizia però quella vera, non quella di Genova per intenderci. Eh, quella che ho conosciuto io in Calabria, nel Napoletano e anche, eh, e anche in Toscana, eh, questa, questa esperienza eh, sicuramente mi dà eh, tantissimi spunti per la eh, narrazione. Eh, capita, è capitato direi, in tutti i miei romanzi, a partire dal primo in cui è apparso questo commissario Michele Ferrara, capo della squadra mobile di Firenze che era. Il eh, primo romanzo oh, scarabeo pubblicato nel 2004, eh, che sostanzialmente eh, mi rassomiglia sempre di più, anzi, direi che in quest'ultima opera. Eh, L'investigatore di carta e l'autore quasi si sovrappongono eh, personalmente l'investigatore Michele Ferrara, sì, Ferrara, Michele Ferrara. Ferrara è l'investigatore del libro del, quasi sì. si eh, sovrappongono eh, come dicevo prima è, è nato con Scarabeo poi è proseguito con eh, la loggia degli innocenti il basilisco la donna dell'andrangheta eh, insomma le rose nere eh, e chiaramente eh, ci sono dei fatti realmente vissuti, ma che la mia fantasia ha, ha trasferito in un, in un altro contesto, sia temporale che spaziale, e quindi sono storie, eh, ci sono storie anche verosimili, oltre eh, a storie di pura fantasia, a fatti di pura fantasia, e quindi storie credibili. Eh, L'obiettivo mio direi che è duplice cioè chiaramente quello di dilettare l'appassionato di questo genere letterario, eh, poliziesco o più questo thriller, questo si avvicina più a quest'ultimo al thriller, eh, e quindi questo è un, un primo obiettivo. Il secondo obiettivo è far riflettere il lettore su temi che eh, riguardano, che, che, perché sono presenti eh, la nostra società, ecco, il nostro paese. Eh, temi che eh, nei vari libri hanno trovato eh, una, um, uno spazio, eh, voglio ricordare il tema del valore della famiglia, il tema del valore dell'amicizia, dell poi il, eh, questi fenomeni della criminalità extracomunitaria con cui eh, le forze dell'ordine ormai da diversi anni si devono confrontare quotidianamente e eh, eh, che mettono a rischio la sicurezza di tutti noi. Eh, quindi sono temi che, mh, eh, il, un altro tema di un assassino seriale che ho affrontato in un altro libro, che eh, mh, penso che eh, il lettore debba, debba riflettere perché riguarda la nostra società, come il tema eh, che si affronta anche eh, in quest'ultimo libro, eh, si è affrontato. Come dicevo prima, nel precedente, Le rose nere di Firenze, di questi poteri oscu oscuri, eh, di, queste, di queste logge segrete, che eh, talvolta in alcuni casi eh, fanno in modo che non si raggiunga eh, la verità o comunque una verità che possa essere la più piena possibile. Eh, su questo argomento, a cosa si è ispirato della sua esperienza reale? Ma guardi, della mia esperienza leale, qua non è che eh, ci vuole un investigatore per, per eh, lavorare di fantasia su questi fatti, perché proprio all'inizio ho richiamato alcuni casi eh, della nostra storia giudiziaria, eh, importantissimi, eh, sui quali ancora non si sa nulla. Quindi eh, purtroppo esistono questi... Eh, questi poteri. Ecco, eh, Quando lei sì, parla di poteri cosa intende in particolare? Potere poteri, io intendo personaggi che senza esporsi riescono a muovere i fili eh, di, eh, anche all'interno di eh, determinate istituzioni per eh, fare in modo che eh, le indagini non, non seguano il corso che eh, avrebbero dovuto seguire, cioè quel corso fisiologico naturale che un'attività investigativa deve percorrere rispettando i modi eh, e i tempi eh, propri. Eh, Lino, ecco bravo. Su Partirei proprio da lì, parlava di queste difficoltà all'interno delle istituzioni. Il dottor Giutta è stato uno dei protagonisti della vicenda del mostro di Firenze, o meglio, dell'inchiesta bis sul mostro di Firenze. Che ha avuto anche strascichi per certi aspetti anomali e anche preoccupanti nei rapporti tra alcune istituzioni dello Stato. Una vicenda straordinaria che ha effettivamente accattivato l'opinione pubblica, come forse poche altre, ma che si è trasformata anche in un fenomeno eh, difficile da comprendere dal soggetto esterno riguardo a ciò che avveniva all'interno delle istituzioni fiorentine in quel momento. C'è stata anche una vicenda giudiziaria conclusa da poco perché dal mostro siamo arrivati a questi contrasti interni e forse questi poteri sono intervenuti in questa vicenda di cui parlava? Eh, questa è una domanda direi anche abbastanza opportuna. E cerco di eh, riepilogarla, perché bi bisognerebbe parlare una serata intera, forse non è basterebbe lungo, sì. di, di riepilogarla nei suoi passaggi, Essenziali. Dunque, io arrivai a Firenze nel 93, dicembre 93, eh, provenendo dalla eh, Direzione Investigativa Antimafia di Napoli dove eh, ero il responsabile del settore delle investigazioni giudiziarie. E arrivai nel dicembre del 93 a Firenze ma non alla squadra mobile, sempre alla direzione investigativa antimafia di Firenze, con lo stesso incarico. Perché venne mandata a Firenze? Perché come tutti voi ricorderete, il 27 maggio di quell'anno, quindi siamo nel 1993, si era verificata l'autobomba ai Giorgofili, con cinque morti, patrimonio eh, artistico distrutto. E, e la direzione investigativa antimafia non aveva la delega di indagare perché indagavano i carabinieri di Firenze e, e la polizia di Firenze, in particolare eh, la DICOS di Firenze. e eh, All'interno della DICOS un, un giovane funzionario che devo dire eh, poi ho avuto modo di conoscere era abbastanza ben motivato, anche eh, abbastanza capace. Eh, che tutti voi adesso vedete come il responsabile della protezione civile, il dottor Gabrielli. Ebbene, eh, arrivai a Firenze dopo sei mesi, quindi dalla, da questa strage, e feci l'attività che in quel momento a me riteneva eh, fosse la più appropriata. Cioè, esaminare e analizzare tutto il lavoro svolto dalle altre forze di polizia fino a quel momento. E mi accorsi che c'erano degli spunti investigativi che forse non erano stati eh, sviluppati mh, in una maniera, eh, ecco, direi eh, sufficiente. Eh, questa attività di studio e di analisi mi portò a redigere una annotazione all'ufficio del pubblico ministero. All'epoca eh, questo caso era stato affidato dal procuratore Vigna al suo sostituto Gabriele Chelazzi, che purtroppo abbiamo perso. Prematuramente mi piace ricordarlo anche questa sera. Un grandissimo magistrato, e eh, ancora prima di magistrato, un grandissimo uomo. E portai questa, eh, questa mia analisi e ancora ho davanti agli occhi a distanza di tantissimi anni, era il 28 febbraio del 94. Ah, no, io del mio lavoro possiamo parlare. <ride> Beh, ho ancora davanti agli occhi il viso di questo magistrato con cui poi divenne amico, che mentre leggeva, annuiva, evidentemente l'aveva colpito questa, questo studio. E alla fine mi disse, ne devo parlare col mio capo, le faccio sapere. Dice, però lei l'ha visto il luogo dove è avvenuta, dove hanno messo l'autobomba. Ho detto no, perché da quando sono arrivato sono stato sempre chiuso in ufficio a studiare le carte, e dice l'accompagno io e andammo a piedi perché all'epoca la procura era a Piazza San Firenze dove c'era il tribunale e mi fece vedere il posto ancora c'erano tutti i segni dell'attentato eh, dell ebbene dopo qualche giorno mi chiamò e mi diede tutte le deleghe lui aveva avuto un attimo di di titubanza perché stavano seguendo con le altre forze di polizia una pista investigativa che eh, si discostava da quella che eh, stavo segnalando io. Era la pista che vedeva indagati tre giovani palermitani che la notte dell'attentato avevano dormito in un albergo di Firenze in via della Scala e che la, la loro ambientazione in qualche modo riconduceva ad una cosca di Brancaccio di Palermo. Però, dice no, noi stiamo seguendo con la polizia e i carabinieri quella pista, facciamo anche questa. Per farla breve, questa sottoposta dalla, dalla DIA si è rivelata la pista giusta, che ha portato all'individuazione di 28 mafiosi app appartenenti a Cosa Nostra. Esecutori materiali non solo della strage di Firenze, ma anche di quelle di Roma e di Milano avvenute contestualmente, se ricordate, nella notte tra il 27 e il 28 luglio del 93, e allora quindi es gli esecutori materiali e i mandanti all'interno di Cosa Nostra, eh, e cioè Riina, Bacarelle, Fratelli Graviano, tutti. Personaggio ormai arcinoti alle cronache. Dopo questa esperienza passai a di, lasciai la DIA e passai a dirigere la squadra mobile di Firenze. Il primo caso che mi venne affidato da Vigna fu quello di Pacciani perché Pacciani era stato già. Dunque, io passai come capo della mobile nell'ottobre del 95. Bacciani, il primo novembre 94, era stato condannato per essere stato l'unico autore responsabile di tutti i duplici omicidi tranne quello del 68. Però i giudici che l'avevano condannato, nella motivazione della sentenza, avevano evidenziato alcune risultanze dibattimentali che deponevano per, verso una complicità di altre persone, quantomeno negli ultimi due duplici omicidi. E allora ecco la delega del procuratore Vigna, che già aveva apprezzato le mie doti investigative e soprattutto di analisi investigativa. Dice lei che non sa niente di questo caso. E non sapevo effettivamente nulla perché negli anni '80 stavo in Calabria sull'Aspromonte a cercare i sequestrati e a catturare i sequestratori, quindi è una, una realtà completamente diversa. Lei si studi tutto il processo Pacciani e mi dica se, come dicono i giudici, può aver avuto dei complici e quindi, là feci. Lo stesso lavoro di studio, di esame di tutti gli incartamenti, non solo quelli processuali, ma anche di, quelli, di quegli atti che non erano entrati nel processo, perché dovete tenere presente che non tutte le attività investigative che vengono svolte poi vanno a confluire nel fascicolo processuale, vanno a confluire nel fascicolo processuale solo quegli atti che il PM ritiene funzionali a sostenere l'accusa. Quindi gli atti che, non, che ritiene che non siano funzionali rimangono nel fascicolo del pubblico ministero. Io esaminai e studiai quindi non solo gli atti processuali del processo ma anche quelli del PM e quelli della Polizia Giudiziaria e mi accorsi che qualcosa non quadrava che in effetti, come avevano eh, spiegato nella sentenza i giudici di merito, Pacciani aveva potuto avere qualche complice, quantomeno negli ultimi due duplici omicidi. Perché questo? Che cosa mi ha colpito? Mi ha hanno colpito diversi eh, episodi e diversi elementi, soprattutto il fatto che in. Eh, in due casi, nel delitto dell'84 e nel delitto dell'85, eh, più eh, testimoni, che peraltro non risultavano in relazione l'uno con l'altro, quindi erano delle, eh, delle, dei testimoni eh, completamente diversi che non avevano nessun rapporto tra di loro, avevano parlato di eh, più macchine eh, proprio in prossimità dei luoghi del delitto e in concomitanza con i tempi del delitto stesso. Quindi, più macchine significa più persone. E eh, approfondendo ancora di più, un altro dettaglio mi aveva colpito in modo particolare: e cioè che mh, più testimoni, non solo nei, in questi due duplici omicidi, negli ultimi due, ma anche in quello precedente dell'83 quello se vi ricordate dei due tedeschi, dei due ragazzi sì, che, erano due, eh, che erano due ragazzi, due caso, ragazzi ma... eh, uccisi eh, più testimoni facevano riferimento a una stessa auto vista sul luogo del delitto eh, una Fiat 128 coupé rossa targata Firenze e quindi eh, questi mi sembrarono elementi comunque meritevoli di un approfondimento investigativo. E guarda caso che scavando poi tra le amicizie e le frequentazioni di Pacciani venne fuori che una macchina proprio come quella ce l'aveva Lotti Giancarlo. Quindi chiesi l'intercettazione telefonica degli amici di Pacciani, il postino, il Lotti. Il Lotti non aveva telefono ma eh, frequentava un bar sa a San Casciano che aveva un telefono pubblico e incominciai a sentire eh, quelle persone che risultavano in contatto con questi amici e che era, eh, erano soprattutto donne di facili costumi. Quindi iniziai una serie di interrogatori sempre su delega della, eh, del PM e dopo, dopo poco incominciammo a intercettare una telefonata che si è rivelata importantissima perché una di queste donne Dopo l'interrogatorio chiama Lotti al bar di San Casciano, gli racconta dell'interrogatorio e poi gli dice: Ma che tu eri lì sul posto e che ti eri fermato per fare un bisogno fisiologico? Lei l'ha detto in altri Mentale, termini: più colorito. Ecco, più colorito. Dice: Me l'avevi detto tu, me l'hai detto tu. E quindi questa una telefonata eh, che abbiamo ritenuto genuina e che ci faceva capire che comunque Lotti quella notte era sul posto, o per un bisogno, o per altro motivo era sul posto. E quindi, da qui, poi gli interrogatori di Lotti fatti mh, non solo da me, ma eh, poi. Eh, dal procuratore Vigna in persona e dal suo sostituto eh, e da lì poi con le contestazioni eh, lotti maturò a poco a poco di dire la verità e come si, sono svolti, si erano svolti i fatti negli ultimi quattro duplici omicidi. Questa attività, per farla ancora breve, portò alla sentenza di condanna di Vanni e di Lotti, sentenza di condanna per gli ultimi quattro duplici omicidi in concorso con Pacciani che nel frattempo era morto e questa sentenza di condanna venne eh, confermata in appello e il 26 settembre del 2000 Confermata anche dalla Cassazione, quindi in appena tre anni, il primo processo, il processo di primo grado è del 1997, in eh, maggio 97, quindi in poco più di tre anni, abbiamo ottenuto una sentenza definitiva, caso più unico che raro in Italia. Questo perché? Perché evidentemente c'era un quadro probatorio molto forte, che eh, ha portato i giudici dei vari gradi a determinarsi nella stessa maniera, perché nel nostro diritto penale, nel nostro codice, vige il principio del libero convincimento del giudice. Ecco perché certe sentenze si contraddicono da un grado all'altro e eh, ci sono processi che non finiscono mai o sembrano non finire mai, perché i giudici la possono pensare diversamente. Ma questo, quando il quadro probatorio è molto forte, non si verifica di solito, ecco perché si determinano nella stessa maniera ed è quello che è avvenuto in questo caso così è nata l'espressione compagni di Mende me, a cui ecco, però, ormai atteguiamo. Sì. Diciamo una cosa dottor Giuttari, dato che lei ha conosciuto personalmente Lotti, Pacciani e gli altri, ecco eh, venivano un po' descritti come delle persone molto semplici, diciamo anche al di sotto della media come quoziente intellettivo, quello è quello che eh, noi dal di fuori eh, potevamo apprendere lei che le ha diciamo, conosciute quindi ha parlato con loro ri eh, ritiene fino in fondo che possano veramente avere in tutti questi deliri? Ha avuto questa precisione, questa eh, diciamo, metodologia che viene poi enunciata nei, nei, nei vari trattati. Ecco. Ma guardi, io eh, con Pacciani non ci ho parlato ah. perché io non avevo fatto l'attività su Pacciani, l'aveva fatto un altro collega. Io Pacciani l'ho visto da morto, perché eh, ero capo della mobile, venne avvisato. Ricordo che era una domenica e c'era la partita della Fiorentina. Mi chiamò il pubblico ministero, dice guarda mi hanno avvisato i carabinieri che Pacciani è morto, ti passo a prendere e quindi sono andato con lui e lo vidi da morto a casa sua sul pavimento nella stanzetta accanto alla cucina e quindi non ebbi modo di parlare. Certo mi sarebbe piaciuto parlarci e interrogarlo perché Pacciani eh, non era l'unico serial killer che aveva fatto tutti quei delitti. Ma Pacciani ha avuto una parte e Pacciani sapeva tanto. Pacciani prima del giudizio d'appello del 96 eh, scalpitava in carcere e mandava messaggi, ricordo una, un messaggio, una lettera inviata a Lanza, dove diceva io non sono l'assassino, questo assassino che avete condannato, il vero mostro non sono io, il vero mostro. Il vero mostro, quindi. Il vero. Quindi sul livello intellettivo Bacciano era furbissimo, lo dimostrano anche la sua condotta processuale e, e questi messaggi più o meno criptici che lui in momenti topici delle dell indagini a suo carico e del processo lanciava. Eh, gli altri erano gli esecutori materiali. Lui era un livello leggermente superiore, tant'è che a lui trovammo tutti eh, quei beni immobiliari e finanziari eh, che nel 97 da una ricostruzione fatta da un avvocato di parte civile eh, avevano il potere il valore come potere d'acquisto, se non ricordo male. Di 900 milioni di lire, c'erano all'epoca le lire ancora. Quindi, una Quindi eh, una, un patrimonio che guarda caso era, era sorto proprio eh, in concomitanza con questi delitti. Buoni postali che acquistati in contanti in almeno due o tre casi, poco prima il delitto e poco dopo il delitto, ed acquistati in più uffici postali, non dello stesso paese dove viveva, ma dei paesi dai paesi vicini nella stessa giornata. Ma lei è, è, mi, è mi dica come una, una persona che è nato povero, noi abbiamo fatto una radiografia totale proprio di tutta la, la famiglia, la, la, la madre per andare a trovarlo in carcere, perché lui è stato, ha fatto 14 anni di carcere per omicidio dal 1951 al se non ricordo male al 64 sì, sì. Per il primo omicidio sì che ha realtà. ammazzato quel tizio trovato sì, con la sua fidanzata esatto, cioè. sì. ecco la madre per andare a trovarla in carcere doveva avere il sussidio del comune come povera eh, lui e la sorella avevano ereditato da, dai, dai genitori solo la sorella un braccialetto d'oro quindi un uomo con 14 anni in carcere che poi ha fatto il lavoro di contadino per conto terzi abbiamo ricostruito anche que tutti questi rapporti di lavoro che negli anni 80 tutti questi soldi eh, credo che eh, insomma no, non sia un fatto normale non, che non, eh, non, è, non è un fatto naturale un fatto, un fatto, eh, un fatto non è possibile assolutamente eh, ci dovevano essere state altre, altre entrate ecco e la sua Partecipazione a questi delitti ha portato a valutare anche questa possibilità ecco, del, eh, del pagamento. Ecco, aggiungevo un altro argomento: abbiamo parlato della sua vita di scrittore, magari ci torniamo al termine la serata perché avevo una curiosità. Della eh, ovviamente interessante indagine sul mostro di Firenze, ma lei è anche un conoscitore del fenomeno mafioso a tutto tondo, ne parlavamo prima, dall'Andanche, da Cosa Nostra, la Camorra. Eh, Ricorrono 20 anni dalla morte di Falcone Borsellino e 10 dall'uccisione di Puglisi. A che punto siamo nella lotta alla criminalità organizzata in Italia? Siamo ancora alla fase in cui Falcone e Borsellino sono state vittime di quell'azione oppure sono stati fatti dei passi avanti concreti? ma Certo, passi avanti ne sono stati fatti perché eh, ci sono state eh, catture di grossi eh, capi mafia. Eh, ci sono stati eh, sequestri di beni di proprietà di questi capi mafia, di questi mafiosi eh, che eh, nel passato magari non si era riusciti a, a individuare e quindi a colpire. Eh, è chiaro però che eh, un po' questi risultati si sono ottenuti perché è cambiato in un certo senso il metodo investigativo, cioè noi abbiamo vissuto l'era del pentitismo dei collaboratori di giustizia che sicuramente importanti perché ci hanno dato una chiave di lettura dall'interno di queste associazioni, però si è, potuto, si è potuto verificare qualche caso come le cronache odierne eh, sembrano dimostrare che qualche volta hanno portato a dei depistaggi proprio eh, nelle indagini sul giudice Borsellino, cioè erano stati arrestati alcuni mafiosi, eh, che poi eh, recentemente eh, si è. ed erano stati condannati in via definitiva, eh, sono stati scarcerati perché eh, si è, eh, è venuto fuori che non erano stati loro. E questo dopo la collaborazione di Gaspare Spatuzza. E quindi ecco ci sono, mh, eh, sono stati fatti quindi sicuramente dei notevoli passi in avanti. Ancora c'è tanto da fare a mio giudizio. E, e, e non vorrei, questo parlo da investigatore, che eh, il fenomeno del pentitismo abbia un po' stravolto quella che invece deve essere la vera cultura investigativa cioè la cura delle indagini tradizionali, delle indagini classiche eh, che sembra che negli ultimi anni mh, sia venuta un po', un po' meno quindi una volta ultimato il fenomeno del pentitismo e oggi non è più come agli inizi degli anni 90 quando è sorto eh, sinceramente non riesco a immaginare un futuro in, in termini veramente dirompenti per eh, contrastare eh, queste mafie Senta, lei dell'attentato di Via D'Amelio eh, venne fuori il famoso discorso sulla gendina rossa ecco, mm. lei che cosa pensa come investigatore di questa cosa? Eh, è un fatto inquietante perché da quello che che apprendo dalla, dalle televisioni, ecco, dalla, dalla stampa eh, c'era questa valigetta là sulla macchina dove il giudice Borsellino nell'agenda rossa annotava tutto. Eh, tutto, tutto, tutto quello che lui faceva, tutto quello che lui viveva, che registrava e, e allora se è scomparsa eh, la domanda che penso ognuno di noi si pone è perché chi ha avuto interesse a farla scomparire? Eh, avrebbe potuto portare a qualche altro personaggio al di fuori di quelli che eh, solitamente e notoriamente fanno parte di organizzazioni mafiose? E quindi sono, sono domande che, a mio giudizio, devono avere una risposta, ma la devono avere nelle sedi istituzionali. Il dottore Ayala riguardo parlava di un'agenzia sì, però... funebre occulta. Sì? Di un'agenzia funebre occulta sì, che. il dottor Iala è stato ospite nel 2009 proprio e quindi ecco. abbiamo affrontato chiaramente questo argomento. Sì, qualcosa, qualcosa là evidentemente è accaduto, qualcosa quindi che dimostra l'interesse forte di qualcuno, possono essere quei poteri, poteri occulti. Esatto, allora, proprio questi poteri questo, occulti questo, che sono ecco, la macchina. Questa può essere una ricostruzione fantastica, sì, sì. Diciamo, diciamo così, ecco, una del... ricostruzione fantastica dello scrittore che eh, se dovesse raccontare questa vicenda trasferendola sulle pagine di un romanzo, ecco, eh, sì non un'agenzia funebre ma ecco, farebbe riferimento a, a qualcuno che da dietro le quinte ha eh, un doppio giochista. Ecco, ecco diciamo queste... Questa parte occulta, questa, questa macchia nera che è vaga e che lei ha descritto anche nei suoi libri. Dico, ha mai avuto del, ricevuto minacce dopo aver scritto un suo libro o dopo aver appunto, parlato di determinati argomenti? No, con libri no, sinceramente no. Nella mia nel mia Nel lavoro sì, tante. Tanti? Ma, ma tante più proprio sulla, per, la vicenda, uh, per le vicende eh, che seguivo come capo della squadra mobile di Firenze. Quindi anche ecco relativamente queste. a Pacciani? Sì. Sì, 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 proprio per queste vicende. Eh, non è un, uh, un segreto, perché ne hanno parlato anche in giornale, peraltro sono tutti fatti eh, regolarmente denunciati. Sono arrivata addirittura a tagliarmi le quattro gomme della macchina privata parcheggiata vicino ad una struttura di polizia, in un momento cruciale dell'indagine. E l'anno successivo un altro, un altro episodio abbastanza simile quindi cose che sinceramente Facciano era morto, uh, eh, Vanni era in una clinica e non capiva più niente, Lotti era morto chi poteva avere, eh, chi poteva avere interesse si stava indagando sull'ultimo seguimento dei possibili mandanti e si sono registrati tutti questi fatti che poi ecco e qua eh, vorrei chiarire il riferimento ha fatto prima l'assessore la, sì, su, certo. sugli, sugli aspetti anche processuali che mi hanno visto eh, protagonista sì, in un certo senso in negativo eh, eh, a un certo punto poi eh, dopo tutte queste minacce dopo tutti questi atti eh, stavo indagando con la procura di Perugia sulla morte di quel medico nel lago Trasimeno e eh, il mio ufficio viene perquisito dalla procura di, Perug di Firenze eh, che è anche l'ufficio del PM eh, di Perugia Mignini e mi vengono sequestrati tutti gli atti del processo perugino. Avevo eseguito, peraltro, ripeto, l'avevano eseguito i miei collaboratori, non io personalmente, però io dissi subito al presidente del Tribunale: sì, tutti gli atti sono firmati da loro che non sono indagati, però io sono sicuro dell'attività che loro hanno svolto mi assumo io come dirigente la responsabilità. Quindi siamo stati condannati e abbiamo dovuto aspettare l'anno scorso, il 22 novembre, perché la Corte d'Appello di Firenze sempre annullasse la condanna dicendo che non dovevamo essere indagati da Firenze perché non erano competenti. Quindi quanti anni sono passati? Dalla perquisizione 5 anni. anni. L'indagine di Pieruggia bloccata non è andata okay. più avanti. Io che ero stato l'artefice non solo per questa svolta sui duplici omicidi di Firenze, ma come vi ho raccontato prima sulle stragi di mafia, dalla stessa procura, non da Vigna, perché Vigna era andato a fare il procuratore nazionale mm. antimafia ma dal suo successore vengo addirittura indagato, imputato, condannato per un abuso d'ufficio inesistente per il quale non erano competenti e allora la domanda credo che bisogna porsi è perché l'hanno perquisito, gli hanno preso questi atti di Perugia e perché sostanzialmente l'hanno messo in croce un funzionario che ha dato lustro, aveva dato lustro e chi? a questa Procura. Io ho letto proprio ieri sul giornale l'attuale Procuratore che elogiava il capo della Mobile che purtroppo ha avuto quell'esperienza di Genova con la condanna definitiva sì. ha dovuto lasciare la Mobile. Un bravissimo funzionario, per carità, però l'ha elogiato pubblicamente, bene ha fatto. Però eh, di fronte a questo comportamento e sottolineo molto signorile da parte di questo attuale procuratore, abbiamo il comportamento di chi l'ha preceduto e di chi è stato successore di Vigna che invece, anziché ricordare il contributo che io avevo dato, mi, inda mi fa indagare e mi sottopone ad un processo per un reato per il quale lui non era competente. Allora bisogna capire che interesse aveva questa persona. Senti, Spatellino, sì. che diciamo, se dal pubblico ci sono alcune domande, prego intanto di magari di prepararle, così intanto andiamo avanti, noi prego. Introducevo un argomento d'attualità e poi passiamo a dire la parola al pubblico. Eh, è già stato citato due volte il G8 di Genova, da lei all'inizio parlando non la polizia di Genova, ma l'alta polizia che, sì. che ho amato. Ecco, in quegli anni lei era un dirigente anche illustre della Polizia di Stato, quindi conosceva bene la, le strutture della Polizia. Il G8 è stata una pagina a questo punto, c'è una sentenza definitiva buia della storia della Polizia italiana. Come la giudica, anche con, a distanza di tempo, ma conoscendo bene i protagonisti di quella vicenda, ciò che è accaduto? Per dirla in breve, erano le schegge in una situazione difficile o una parte della Polizia è realmente fuori controllo? Ma guardi, io penso che oggi bisogna eh, rifarsi alla certezza giurisprudenziale. Quando c'è una sentenza definitiva è quella la, eh, la verità. E quindi è chiaro che eh, in quell'occasione eh, alcuni della polizia non si sono eh, comportati da veri servitori dello Stato. Quindi questo mi sembra che sia eh, sotto la luce ormai del sole perché è stato accertato il falso che hanno fatto con eh, l'aver portato quelle le bombe. Le bombe. bombe. Eh, quindi sono cose che veramente eh, vergognose e eh, direi per un operatore di polizia davvero infamanti. Io certo ne conoscevo diversi di quelli. Ecco, oh, conoscevo molto bene Gratteri perché aveva eh, lavorato in Calabria in quegli anni in cui io mi trovavo in Calabria, un grandissimo investigatore, serio, capace. Quindi eh, sinceramente eh, sin dal primo momento sono rimasto eh, molto perplesso. Eh, è chiaro che nella catena di comando qualcosa non ha funzionato lì. Non mi sono piaciute le, le dichiarazioni di, dell'altro giorno di De Gennaro, questo eh, sento di, di dirlo, che forse effettivamente avrebbe dovuto farsi sentire prima. E dare una maggiore collaborazione al PM di eh, Genova, Zucca, come lui stesso ha lamentato credo oggi sul secolo XIX, o ieri ha rilasciato una lunga eh, intervista su, su questo punto. E quindi questo ecco, mi crea una, questo comportamento, una forte, una forte amarezza, una forte amarezza proprio come... Come appartenente a questa famiglia della polizia, questa bellissima famiglia dove io sono cresciuto umanamente, anche professionalmente, e che mi ha visto solidale con tantissimi, tantissimi poliziotti veri servitori dello Stato, poliziotti che faticavano ad arrivare alla fine del mese con lo stipendio che prendevano con gli straordinari che non gli venivano pagati i miei collaboratori di Firenze hanno dovuto fare un ricorso al TAR Toscana per vedersi riconosciuto il pagamento di ore di straordinario fatte e non pagate l'hanno ricevuto è la dopo non è dove, dove no no ma eh, questo è, è importante ecco la mia solidarietà a questi quando poi invece eh, abbiamo letto tutti quanti che lo stipendio del capo della polizia è il più alto stipendio che abbiamo di manager italiani, 621 mila euro. Quindi qualco, qualcosa, qualcosa non, non va in questo. Paese Come, anche nell'amministrazione della, della polizia. Sì, poi abbiamo sentito le ultime notizie insomma, di pochi mesi fa che la polizia aveva anche problemi proprio per gli spostamenti perché non avevano eh, ben, la benzina per fare, per, sì, non per fare il mare del paese. Ma questo è, è quasi, quasi ogni giorno sui giornali: ah, non c'era e fare... non c'è benzina per le volanti per fare la vigilanza ah, sul quella territorio. Che, insomma, garantisce la sicurezza. Io ho, ho vissuto anche. Il, dei, dei momenti durante la mia attività in cui per andare in missione bisognava uscire, eh, anticipare i soldi di tasca propria per averli poi restituiti, magari a distanza di mesi o di qualche anno. Quindi, una situazione che, dove c'è qualcosa che. Non quadra, c'è uno squilibrio. Eh. C'è uno squilibrio, uno squilibrio. Infatti ora notevole, siamo al resoconto di tutto questo di anni, no? C'è qualche domanda dal pubblico per il dottor Giottari? Nessuno. Ah, se no andiamo avanti. Non ci vedo siccome io da qua, vedo malissimo. Ok. Va bene, allora possiamo andare avanti. Allora, appunto, parlando anche dei, dei suoi colleghi, quindi de, lei ha, ha lasciato ora diciamo, la vita perché sta facendo insomma, un altro lavoro, è anche un piacere, ecco, che cosa rimpiange di più appunto della sua vita eh, nel, nella polizia? Quindi i colleghi, questo quest essere cresciuto, no? come ha detto lei, in, con certi criteri, con, certi, con una certa educazione, no? una formazione eh, da poliziotto? Ma io ho tanti ricordi belli, tanti veramente episodi eh, molto belli, eh, soprattutto nel periodo calabrese, perché sono stato 13 anni in Calabria e non sono stati assolutamente pochi. Eh, avrò curato all'incirca 60 casi di indagini su sequestri di persone a scopo di estorsioni. In cui in, in, que, in quegli anni era diventato un vero e proprio fenomeno nazionale, dove c'erano ostaggi eh, tenuti in Aspromonte ma che eh, erano stati rapiti anche in regioni del centro-nord Italia, soprattutto del nord Italia. Quindi ho tanti, tanti bei ricordi, tante, tante esperienze positive. Ecco, mi porto delle amarezze nel periodo. Nel, per, negli ultimi anni proprio per, per la vicenda che ho appena richiamato però se dovessi dire di eh, tornando indietro se eh, mi fossi comportato nella stessa maniera andando a scontrarmi col procuratore capo dell'epoca e anche coi vertici del ministero io credo che anzi sono sicuro che lo rifarei perché eh, sono stato sempre uno spirito libero un uomo libero e un servitore dello Stato, se eh, magari in alcuni momenti mi fossi comportato in maniera diversa, magari adesso, la mia carriera avrebbe avuto uno sviluppo ancora maggiore, Dore. ma sono contento così. Faccio lo scrittore, giro il mondo e mi sembra molto mi faccio, con molta, con molta insomma. mi faccio uh, tutte quelle. Eh, anche vacanze che non ho potuto fare in 32 anni, perché <ride> le, mie vacanze, non è male. Le, mie, le mie vacanze normalmente erano massimo di 7 giorni, 8 giorni l'anno, e questo non è male, eh? vacanze letterarie. Ma torno un attimo su quello che diceva prima perché eh, credo desti attenzione, cioè c'è qualcosa che non va in questo paese, no? lo dimostra il G8 e quello che è avvenuto, però mi incuriosisce la sua opinione su una riflessione che è diventata comune. Dal G8 di Genova ad oggi questi funzionari, capaci o non capaci, hanno tutti continuato a fare carriera. È vero che la sentenza è arrivata oggi, quella, quella definitiva, però forse anche lì qualcosa non ha funzionato. Tutti questi funzionari sono arrivati al vertice dell'amministrazione. Eh, questo è qualcosa che va, andrebbe capito. Ecco, io, a mio giudizio, su questa vicenda del G8. Ma forse anche sulla vicenda del mostro di Firenze andrebbero fatti degli approfondimenti anche eh, con, eh, come dire, eh, con delle inchieste parlamentari, perché c'è qualcosa che forse eh, è andato al di là di quello che deve essere il fisiologico della vita di un funzionario. E quindi sono episodi che. Devono essere approfonditi in altre sedi. Sì, nella sede eh, giudiziaria già si è avuto questo quest approfondimento e c'è una certezza giurisprudenziale, ma anche in altre sedi, nelle sedi eh, sempre istituzionali e credo eh, parlamentari con delle commissioni d'inchiesta, eh, bisognerebbe andare più a fondo per capire effettivamente che cosa si è verificato. E, eh, sia a Genova e, eh, Penso anche sia su Firenze perché questa vicenda dei delitti fiorentini è qualcosa che ha sconvolto non solo l'Italia intera ma il mondo. Io non vi nascondo che anche all'estero quando vado la gente chiede, la gente sa, la gente vorrebbe che eh, fosse stato fatto qualcosa in più nonostante tutti questi anni ormai eh, passati. Quindi sono fatti della nostra... Vita eh, che meritano ulteriori approfondimenti, questa è la mia opinione. Però, di, diciamo che attraverso i suoi libri, lei è riuscita a tirare fuori tutte queste, queste cose alla fine. Attraverso lo scrivere, è stata un, diciamo, anche una fonte una liberatoria per lei, no? Di ma no, questa è una. La scrittura per me è stato... Ecco, quando ha cominciato? Presunto? No, la, Com è scrittura, la scrittura è stato un hobby, un, un hobby che io mi portavo dentro da adolescente, quindi eh, no, non è stato qualcosa per, eh, per manifestare eh, magari eh, alcune mie idee su eh, episodi della eh, vissuti professionalmente. No, non è, non è questo. Eh, come è incominciata? è incominciata nel 97 con eh, il primo libro scritto insieme a Carlo Lucarelli Compagni di Sangue ecco. infatti, le dame con, po cioè... Sì, infatti compagni di sangue perché dopo la condanna eh, di Vanni e Lotti eh, dentro di me avvertì un fortissimo impulso eh, per raccontare eh, il metodo sì, investigativo sì. che avevo seguito per arrivare a quella verità. Questo perché era un caso su cui eh, c'erano tanti professionisti che si esprimevano, che dicevano la loro e, e c'era tanta confusione. E allora dissi, no, voglio raccontare questa inchiesta, come l'ho svolta e spiegare il metodo investigativo che avevo seguito, mettendo in conto anche i problemi che avrei avuto con i miei superiori, perché è chiaro che il metodo da me seguito andava a scontrarsi con quello che aveva svolto chi mi aveva preceduto. Certo. Però l'impulso di raccontare, questa voglia di raccontare è stata più forte. E scrissi quel libro. E dopo, devo dire che la scrittura non, ha, non mi ha più abbandonato, no. perché eh, ebbi effettivamente dei problemi, lasciai la squadra mobile per eh, oltre un anno e trascorso un periodo di inaspettativa prima di fare i ricorsi al Tale Consiglio certo. di Stato che vinsi tutte, quindi li vinzi tutti quanti e quindi ritornai poi a fare il capo della mobile, però in quell'anno e mezzo mi misi a scrivere e quindi lì, ecco, la scrittura per me è stata quasi terapeuta. Eh, mi mise a scrivere e scrissi Scarabeo, il romanzo che in fondo mi ha fatto conoscere subito in Italia, quando è uscito, e eh, oggi in tutto il mondo, perché eh, solo in lingua inglese è pubblicato in 104 paesi. Questi sono risultati grossissimi, insomma, dall'anno dall scorso. Scrittore. Sì, e dall'anno Mentre... scorso è pubblicato col titolo Florentin Dette anche negli Stati Uniti. Quindi ha una copertura ormai globale eh, insomma, sono risultati e da un, di... da un momento di vita negativo è, è nato questo. Quindi non tutto il male sì, viene... porta poi il bene, eh? come si dice. Sì, nel... da, da un fatto negativo, negativo, negativo poi a distanza può venire nato. qualcosa di positivo. Sì. Ecco. Allora direi se hai un'ultima domanda per il dottore e poi che andiamo in chiusura, a meno venire. che non ci siano domande dal pubblico. Andiamo, Pradolino, così andiamo in chiusura col dottor Giuseppe. Parlando appunto della sua vita di scrittore ormai di successo, forse... Di il, molto successo, eh, direi, perché... Insomma. Poliziesco italiano è rappresentato qua stasera. Ecco, la, la vediamo protagonista anche di alcune trasmissioni televisive che si interessano dei fatti di cronaca nera, insomma, che oggi sono diventati di attenzione comune. Eh, c'è un giudizio a volte contrastante su questa attenzione dell'opinione pubblica sui fatti da Sara Scazzi e altre vicende cui i cui nomi conosciamo tutti. Ecco. Cos'è questa attenzione spasmodica dell'opinione pubblica verso questi fenomeni criminali che lei ben conosce? C'è voyeurismo? Eh, C'è qualcosa che esprime in realtà eh, delle difficoltà? della nostra società che si esprimono in questo interesse morboso oppure sono fenomeni naturali che lei rappresenta anche nei suoi libri? No, io credo che non ci sia da parte della collettività una morbosità per questi casi. Eh, credo che l'interesse sia anche giustificato perché sono casi molto particolari, eh, sono casi che eh, si sono verificati in ambienti ristretti. In centri molto ben definiti ristretti, in ambienti ristretti, familiari o intrafamiliari, e praticamente eh, fatti che si potrebbero verificare anche nel nostro piccolo mondo, ed ecco eh, l'interesse della gente: secondo me, è giusto, ecco oh, questa sede anche di sapere eh, la verità, di sapere come va a finire eh, quella storia. Eh, io Credo che eh, qualcosa oggi nell'investigazione non funzioni. Perché eh, se riflettiamo un attimino, eh, lei ha richiamato un, poco fa il caso di quella ragazzina Scazzi, e cioè sono fatti che si sono verificati, chi sapeva prima a Vetrana dove si trovava, lo sapeva penso nessuno, pochi io non lo conosco, non sapevo, non sapevo no. assolutamente cioè sono fatti eh, che eh, sostanzialmente dovrebbero essere semplici da risolvere fatti dove una volta il maresciallo della caserma, se non, non vogliamo scomodare Ma il maresciallo l'ha puntato, <ride> sapeva vita e miracolo di tutti quindi come mai non trovano una soluzione quantomeno nei tempi giusti, nei tempi fisiologici. Evidentemente qualcosa non funziona. E che cos'è questo qualcosa? Il rapporto tra cittadino e istituzioni che forse non è più quello di una volta è il campo investigativo. Il campo investigativo perché? Perché oggi si sta dando un'importanza, a mio giudizio, eccessiva al risultato scientifico. Cioè è come se per trovare il colpevole bisogna ottenere il DNA del colpevole. Cioè la scienza e questo a scapito delle indagini tradizionali. Delle indagini classiche che devono vedere al centro dell'indagine, al suo cuore dell'indagine, l'investigatore con le proprie qualità personali, con le proprie doti, con la propria intuizione. Oggi tutto questo è venuto meno. Se noi pensiamo che per eh, l'uccisione di quella ragazzina a Brambate. Nel Bergamasco, sono arrivati a prelevare il DNA di oltre 13.000 persone. Con dei costi altissimi, ma le... al di là dei costi? I costi, vabbè, se si trovasse il eh, se... colpevole, va... ma questo che significa? Significa che per trovare il colpevole bisogna trovare il DNA, no? No, e poi no. Perché la scienza non dà una certezza assoluta, è sempre opinabile. La scienza e il risultato scientifico deve essere coniugato con i risultati che si raccolgono con le indagini classiche e voglio spiegare perché non è competente in materia, indagini classiche, gli interrogatori fatti nel momento e nei modi giusti, le intercettazioni telefoniche, le perquisizioni che hanno un senso, quei primi atti di polizia giudiziaria che quasi sempre sono atti irripetibili, che hanno un senso se vengono fatti in quel particolare contesto temporale e spaziale, perché se vengono fatti fuori tempo non produrranno lo stesso risultato. E allora oggi noi invece abbiamo questa situazione, che i tempi dell'indagine classica, tradizionali, vengono sfalzati o talvolta anche saltati e invece si privilegia e ci si concentra sui risultati scientifici. Tra. Questo è sbagliato. Ed è chiaro che poi la gente che segue tutti questi dibattiti si incuriosisce e vuole sapere, si pone anche tante domande. Dice ma come mai? Si sapeva che sta ragazzina andava là, in, da que, in, presso quella famiglia. Come mai non si è perquisita subito quell'abitazione, il garage? Come mai si è aspettato due mesi il racconto, la storiella del telefonino per interrogare lo zio? Cioè, sono atti che andavano fatti nei tempi e nei modi giusti. Quindi molto male come era prima forse. Certo. È Molto meglio, un'altra cosa, ecco, a mio giudizio va rivista nel nostro attuale mondo investigativo il rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero che va riequilibrato, cioè con la riforma del codice procedura penale del, dell'88 sono stati tolti dei poteri alla polizia giudiziaria e si è posto il pubblico ministero su un piedistallo. Quindi va data una maggiore autonomia alla Polizia giudiziaria, soprattutto nell'espletamento dei primi atti, che poi sono quelli più importanti. Noi avremo un buon processo se la Polizia giudiziaria è partita col piede giusto, certo. altrimenti eh, non avremo mai un buon processo, avremo un processo sì, più o meno indiziario che potrà portare a sentenze sì ma non definitive, ma che si contraddicono da un grado all'altro di giudizio. Io direi grazie, grazie di essere stato qui con noi al grazie dottor a voi.